Siempre si parla tantísimo de cuánto si debe lavorare in questa vita, dell'importante che sia il lavoro duro, il lavoro costante. Ma molte volte scopriamo che lavorare tanto non è sintomo né di efficienza né di produttività. Nel video di oggi vorrei parlare sulla necessità di combinare il lavoro... Hai una foglia, scusami, però non lo sopportavo l'idea che avessi una foglia tra i capelli, perdono. Da quando sono piccolo che sempre mi si è detto che è importante lavorare duro, importante lavorare in modo costante, avere alte aspettative e essere ambizioso. Nonostante col tempo e con gli anni ho capito che a volte sì, è necessario lavorare in modo pesante e a volte dobbiamo lavorare in modo intelligente. Nella puntata d'oggi parleremo precisamente di quando conviene essere un hard worker e quando conviene essere uno smart worker. Ciao, sono Felipe Iglesias, designer e consulente, e questo è Talking Design. Iscriviti in questo canale e potrai essere aggiornato di tutte le novità di ogni settimana. E se questo video ti è piaciuto, metti like qua giù. L'Italia è un paese dove costantemente le persone si lamentano della bassa produttività. E infatti, a livello europeo, non è che sia un paese che brilla per la sua capacità produttiva. Anzi, è un paese che ha una bassa capacità produttiva. Ma questa bassa capacità produttiva non è collegata alla quantità di ore in cui gli italiani lavorano. Anzi, gli italiani sono uno dei paesi al mondo dove più si lavora. Quindi, qual è la problematica in fondo? Io da straniero posso dire un paio di cose. La prima problematica è un tema culturale. L'italiano in genere è molto focalizzato sui dettagli. Quindi, normalmente i progetti non vengono affrontati in modo generale, con una strategia che possa abbarcare il massimo del concetto di un progetto, se no che comincia subito a andare in profondità sui dettagli. Andare in profondità sui dettagli è una cosa giusta, ma si deve fare in un momento posteriore. Per portare avanti un progetto di successo è necessario definire le strategie, le linee guida all'inizio, in modo che dopo semplicemente cominciamo precisamente a fare i dettagli. Se tu fai una casa, non cominci a fare subito le finestre, devi cominciare a fare la struttura, devi fare le fondamenta, mettere i cavi, i tubi, tutte le cose che servono perché una casa sia funzionante. Per cui non dovremmo applicare la stessa logica al lavoro? Quindi questa non è una problematica di intelligenza, anzi ho avuto l'esperienza di lavorare con tanta gente intelligente e brillante, anzi in tanti aspetti. È un tema più che altro di definizione. Adesso, nell'area del design è molto più evidente che quando manca una struttura, una metodologia di un progetto, tutto quello che viene dopo è molto molto più difficile portare avanti. Ma questo può essere applicato a tante aree del mercato del lavoro. Ad esempio in Italia per costruire qualcosa hai bisogno di una serie di autorizzazioni che sono costose, in altri paesi non sono costose. L'altra volta leggevo un articolo in cui si parlava che in Francia, nonostante essere un paese che in termini di costi di vita sia più caro rispetto all'Italia, fare qualsiasi tipo di investimento o realizzazione di infrastruttura costa molto molto di meno. O anche in Germania, un paese riconosciuto per essere molto fiscale, molto preciso nel fare le loro cose, non ci si trovano tutte queste difficoltà all'ora di intraprendere un nuovo progetto. Per cui ci vogliono due cose. Una a livello pubblico statale, che implichi fare un mercato di lavoro più flessibile, ma non solo a livello contrattuale, ma anche nel modo in cui si mettono in atto sia le opere pubbliche, gli appalti o anche la progettazione delle città o dei piani di rilancio economico, ma anche dal punto di vista culturale in cui le persone siano capaci di identificare ok, avremo queste problematiche, probabilmente queste cose usciranno, facciamo in modo che possiamo snellire questo processo onde evitare contrattempi. Riguardo ai lavoratori, quella cosa che posso dire riguardo specificamente al tema di essere un hard worker o uno smart worker è che uno deve essere le due cose, perché quando uno è più giovane ovviamente che ha molta più energia e molta più ambizione, man mano che uno diventa più vecchio, più grande se non volete sentirvi vecchi, si diventa più conservativo, si tende a privilegiare la famiglia, la comodità, la sicurezza, ma quando si è giovane è il momento giusto di fare il massimo, perché sia a livello economico è conveniente, ma anche a livello di esperienza. È importante che uno possa fare il massimo possibile in modo di fare tutti gli errori nei primi anni e dopo andare liscio. Per cui il dibattito fra essere un hard worker o uno smart worker non penso sia la cosa più intelligente. Il tema è come strutturare i lavori in modo ottimale. Uno quello che dovrebbe capire è quando è il momento giusto di lavorare in modo pesante, che normalmente nella mia esperienza
riguarda a la creación de infraestructura, sea metodológica, sea la creación de un team, sea a la definición de conceptos principales, le basi de un proyecto, y dopo man mano que le azioni, le task de un proyecto diventano molto più semplici o standardizzati, in quel momento si abbassa un po' la velocità e semplicemente si fa le cose per bene. Perché per fare le cose per bene ci vuole attenzione. Se noi lavoriamo tutto il tempo in una meccanica di hard working, probabilmente ci dimenticheremo della qualità dei dettagli. E in questo gli italiani sono molto bravi a fare su tutti i dettagli. Quindi questo è il momento giusto per lavorare in modo più smart, e definire le cose con molta più attenzione e portare avanti un progetto con la massima qualità. In riassunto, hard working e smart working non sono concetti separati per natura. Dobbiamo affrontare le nostre dinamiche di lavoro in modo che a volte ci si vuole un lavoro più costante, pesante, grossolano se ci vuol dire, per dopo arrivare nel momento giusto in cui le cose devono andare in dettaglio, devono essere più fine e dobbiamo avere molta, molta più attenzione. E questo è tutto per oggi. Ringrazio per il tuo tempo, spero che questo video ti sia piaciuto. Ricorda di lasciare il tuo commento, che è molto importante, e ci vediamo la prossima puntata.